Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del campionato WTCC organizzato da Simrace.TV. Io sono Massimo Caveri e questa sera purtroppo dovrò rinunciare alla preziosa presenza di Mauro Dragoni, che per impegni lavorativi non può essere presente con noi questa sera. Quindi, nella speranza di riuscire a commentare tutto quello che succede in pista, andiamo a ricapitolare quello che è finora il campionato, partendo dalle classifiche che vedono saldamente in testa Dario Bosia, seguito in seconda posizione da Alessio Baruzzo, terzo è Marco Fiore, quarta posizione per Stefano Cornacchin e quinta posizione per Gianluca De Matteo, vincitore settimana scorsa di gara 2 in quel di Valencia. Poi, come consueto in questo campionato, abbiamo le zavorre che aggravano sulle vetture di alcuni piloti. Abbiamo solo 4 piloti con le zavorre, che sono Alessio Lucchesi, che porta con sé 30 kg aggiuntivi. Poi abbiamo Dario Bosia con 25 kg, Alessio Baruzzo con 20 kg e 15 kg invece sull'auto di Stefano Cornacchin. Le penalità dopo la gara di 2 settimane fa vedono Roberto De Filippis, dovrà essere retrocesso in ultima posizione, dovrà inoltre scontare un drive-thru nell'arco dei primi 3 giri. Poi abbiamo anche, purtroppo per noi Busters, una squalifica per Marco Belfiore per la somma di 3 penalità, quindi questa sera non potrà partecipare all'evento. Mentre abbiamo Andrea Mantovani, Matteo Pellegrino e Robert Vitaliano che verranno retrocessi in ultima posizione per aver raggiunto le 2 penalità. Allora, questa sera siamo sul circuito ungherese dell'Hungaroring alle porte di Budapest, circuito famoso che altro per aver ospitato gare di Formula 1, circuito abbastanza tortuoso dove pensiamo prevalga lo spettacolo e speriamo che quello che abbiamo visto nelle passate gare si verifichi anche questa sera. Mancano pochi minuti all'inizio delle qualifiche, i piloti ormai sono quasi tutti presenti nel server. Questa sera abbiamo ben 29 piloti presenti, quindi anche per questo terzo appuntamento un buon numero di piloti in pista. Diciamo che i piloti hanno già iniziato a girare in configurazione da qualifica, visto che ormai manca pochissimo all'inizio delle qualifiche ufficiali. Attualmente il miglior tempo è stato fatto sognare da Stefano Cornacchin in 1.50.02, seguito da Thomas Truffo in 1.50.04. Anche in questa gara sembra che i piloti siano molto molto vicini tra di loro, quindi sarà incerta fino all'ultimo secondo. Purtroppo questa sera, venendo a mancare la presenza importante di una seconda persona qui in cabina di commento, devo un po' arrangiarmi io con classifiche, statistiche, quindi è un po' tutto un... Speriamo che Mauro riesca a farci la sorpresa e connettersi anche solo per qualche minuto, anche per un saluto, quindi nel caso la riveda poi la gara, non potrà dire: ah, non mi hai salutato. Vediamo. Qualche secondo andremo nella sezione ufficiale di qualifica. Guardando un po' quello che è successo questa settimana sul server di allenamento,
Come consueto, anche sulla lista hot lap tutti i piloti sono molto molto vicini. Abbiamo infatti ben 17 piloti nell'arco di un secondo, quindi sarà una qualifica attivatissima. Da tenere d'occhio saranno, oltre ai già nominati Bosia, Cornacchin, dovremmo tenere d'occhio anche Maresta, Truffo. Abbiamo anche un Andrea Mantovani per il Blue Bolt Racing, che era nelle prime posizioni della classifica Hot Lap. Andiamo a seguire un po' Dario Bosia, che sembra essere il primo a essersi lanciato. Come suo solito, vuole sfruttare ogni secondo disponibile. Ricordiamo che i piloti hanno 15 minuti di tempo per far registrare il loro miglior tempo. Ecco, anche i piloti che verranno retrocessi devono comunque effettuare dei giri cronometrati in qualifica per potersi qualificare entro il 107%. Siccome poi sono 4 piloti che devono essere retrocessi, l'ordine della loro qualifica andrà a stabilire chi partirà ultimo, chi penultimo e via dicendo. Vediamo Dario che attualmente è ancora nel giro di lancio. Campionato che fino adesso ha visto una quasi net superiorità di queste Seat Leon. Infatti, oltre a Bosia e Truffo, abbiamo visto anche belle prestazioni da parte di Stefano Cornacchin, che attualmente guida la classifica dei tempi. Poi ricordiamo i tempi sono stati fatti nella sezione di pratica. Abbiamo Dario che si lancia per il suo giro. Attualmente detiene il quarto tempo. Largo in uscita di curva, sfrutta ogni centimetro disponibile della pista. Dario come dicevo anche prima di Cornacchin, che attualmente guida la classifica dedicata agli indipendenti, e comunque in una buona posizione anche per quanto riguarda la classifica generale. Infatti lo troviamo in nona posizione. In quarta posizione, scusatemi. Andiamo su Bosia, vediamo. Sfrutta tutta la pista anche in uscita. Speriamo non la sfrutti troppo, perché ricordiamo che immediatamente al termine delle qualifiche verranno controllati i migliori giri dei piloti. E chi ha fatto il furbetto o ha commesso qualche errorino di troppo, guadagnando centimetri preziosi, verrà retrocesso di 10 posizioni sulla griglia di partenza. Così è che sta affrontando le ultime curve. Primo tempo di riferimento 1,53, relativamente alto rispetto a quanto abbiamo visto sinora. Attualmente il miglior tempo fatto registrare da Marco Fiori in 1,51. Così è stato nel frattempo scavalcato anche da Stefano Cornacchin, anche lui comunque sempre sul 1,53. Rimaniamo su Bosia,
nervosia, vediamo che al primo intermedio è sotto di un millesimo. Quarta posizione, nel frattempo sale Andrea Crespi, seguito da Alessio Barusso in quinta posizione. Siamo Bosia e Baruzzo, sono gli autori delle due pole position sin qua disputate. Baruzzo è andato a cogliere la pole position a Monza. Bosia che va a terminare il suo secondo giro. 1.52. Nel frattempo la pole position, o meglio il miglior tempo, è stato fatto segnare da Alex Maresa in 1.49.9. Quindi è il primo a scendere sotto il muro dell'1.50. Ecco Maresta che si lancia ancora per un altro tentativo. Maresta che anche lui fa parte del Devil Racing Team, come Bosia e Thomas Truffo. Però in questo campionato partecipa con Antonio Biagiotti, con un secondo team denominato Red Devil Racing Team Cromo. Fino adesso, fino a quanto abbiamo visto anche nei giri settimanali, Alex Maresta aveva anche lì il miglior tempo, sempre in 1.49.9. Quindi un Maresta che suona la carica. Posizione abbiamo Cornacchin, ottava posizione invece attualmente per Alessio Lucchesi, che ricordiamo è impegnato anche nel campionato WTCC che si corre a lunedì, quindi due giorni fa Alessio era in pista con noi. Ricordiamo che anch'io ogni tanto faccio finta di correre, scarsi risultati, però faccio finta anch'io. Vediamo Lucchesi che si lancia per il suo giro. Anche Lucchesi si porta a spasso qualche chilo aggiuntivo. È forse il pilota che attualmente al maggior peso di zavorra, infatti a 30 kg Lucchesi. E il riferimento è alto, quasi mezzo secondo primo intermedio. Attualmente sul giro paga un ritardo di 7 decimi. Nel frattempo è salito in seconda posizione, scavalcando quindi Dario Bosia, Marco Fiore. Sta nuovamente affrontando un cronometrato. Marco Fiore che ho sentito prima della gara, era impegnato a cercare di mettersi un decimo davanti proprio a Bosia. Diciamo che finora ci sta riuscendo. Buono il secondo intermedio di Fiore.
Vediamo come affronta queste ultime due curve. Non si migliora. Torniamo su Lucchesi che invece si è migliorato, è salito in settima posizione scavalcando Andrea Mantovani. È di nuovo lanciato per un nuovo giro cronometrato quando mancano 5 minuti alla fine delle qualifiche. Ritardo di 2 decimi al primo intermedio, uscito un po' sporco da quella curva. Vediamo come affronta questo tornante. Attualmente in un secondo ci sono 12 piloti. È alto riferimento al secondo intermedio, comunque buono sui suoi tempi, potrebbe migliorarsi. Andiamo a insidiare la sesta posizione di Gianluca De Matteo, vincitore a Valencia di gara 2 settimane fa. Il tempo di Lucchesi non si migliora, purtroppo rimane in settima posizione. Ma resta, prova a migliorarsi al primo settore, più lento di 28 millesimi. Vediamo se riesce a migliorare quello che attualmente è il miglior tempo. Vediamo l'unico attualmente a essere sceso sotto il muro dell'1,50 anche nelle prove settimanali. Ma resta che si è preparato molto bene in vista di questo appuntamento. Purtroppo al secondo intermedio perde un po' di terreno. E decide di abortire il giro. Qualche pilota sta ancora provando. Attenzione, nel frattempo è salito in prima posizione Thomas Truffo con 1:49,8. Thomas Truffo un po' a sorpresa perché era a meno 5 posizioni indietro fino a poco fa. Piazza la zampata finale. Attenzione anche a Marco Fiori, ritardo solo i 37 millesimi rispetto al tempo di Truffo al primo settore. Comunque anche in questa gara abbiamo visto si è aggiunto un nuovo protagonista, vale a dire Alex Maresta, oltre a Dario Bosia che abbiamo già citato, oltre a Baruzzo, Cornacchin, De Matteo, potrebbe dire la sua anche Maresta a partire da questa gara. Ricordiamo che anche la gara di Valencia era stato sfortunatissimo con due fuori pista per errori, aveva abbandonato entrambe le gare, quindi vuole un po' la gara della rivincita.
Fiore non si migliora, mentre Bosia sale in terza posizione scavalcando proprio Fiore. Ornachin si è appena lanciato per il suo giro. Ormai mancano pochi secondi al termine delle qualifiche. Decimo di ritardo nel primo intermedio. Rispetto al solito sembra un po' più attardato rispetto ai primi Alessio Baruzzo, che è solo in nona posizione. Quindi attualmente il team RDR ha monopolizzato la prima fila con Truffo e Maresta, seguiti da Bosia, quindi 3 RDR nei primi 3. Mentre il quarto alfiere degli RDR, Antonio Biagiotto, in 17esima posizione. Diciamo che il team di punta per gli RDR in questo campionato è composto da Bosia e Truffo. Cornacchin non riesce a migliorarsi e qualifica finita per lui. Sono pochissimi i piloti. Ecco, abbiamo proprio Baruzzo. Vediamo se riesce a migliorare la sua attuale nona posizione. E non riesce a migliorarsi, rimane nona posizione. Anche Mantovani, che era proprio dietro Baruzzo, non è riuscito a migliorarsi. Benissimo, qualifiche ormai sono terminate, non ci sono più piloti che stanno effettuando giri cronometrati, abbiamo una griglia di partenza che vede in prima fila Thomas Truffo e Alex Maresta, in seconda fila Dario Bosia e Marco Fiore, terza fila composta da Cornacchin e Lucchesi, in quarta fila troviamo De Matteo e Crespi, quinta fila per Alessio Baruzzo e Andrea Mantovani, undicesima posizione per Taddeolini, seguito del signore Belli, Gritti, Matteo Pellegrino, Diego Taddeolini, Luigi Natali, Antonio Biagiotti, Roberto Cosi, Paride Di Vico, Pietro Candela, Luca Rosmarino, Francesco Cuscino, Robert Vitaliano, Luca Heineken, Mirko Leorati, Marco Mainini, Tommaso Fiasce e in 29esima posizione Rosario D'Angelo. Io adesso direi che facciamo una breve pausa mentre vado a controllare insieme ai membri della DG se ci sono stati dei tagli, quindi dovremo assistere a delle retrocessioni. Torno tra pochissimo.
Eccoci ritornati in diretta. Ci ho voluto un po' più tempo del previsto perché ci sono ben sei retrocessioni per tagli nel giro veloce della qualifica. E vengono retrocessi 10 posizioni: Natali, Cosi, Rosmarino, Fiasce, Mainini e Alex Maresta, che doveva partire in pole position e verrà retrocesso in 11ª posizione. Quindi purtroppo per la DG c'è stato un po' di lavoro extra. Quindi attualmente partirà in prima posizione Thomas Truffo, seguito da Dario Bosia, in terza posizione Marco Fiore, quarta posizione per Stefano Cornacchin, quinto Alessio Lucchesi, sesto Gianluca De Matteo, settimo Andrea Crespi, ottavo Alessio Baruzzo,
Nono Paolo Taddeolini, decimo Riccardo del Signore, undicesimo Alessandro Belli, dodicesimo Alex Maresta, tredicesimo Fabrizio Gritti, quattordicesimo Diego Taddeolini, quindicesimo Antonio Biagiotti, sedicesimo Paride Di Vico, diciassettesimo Pietro Candela, diciottesimo Francesco Cuscino, diciannovesimo Luca Heineken, ventesimo Mirko Leorati, ventiduesimo Rosario D'Angelo, ventitreesimo Efrem Zeta, ventiquattresimo Luigi Natali, venticinquesimo Roberto Cosi, ventiseiesimo Luca Rosmarino, ventisettesimo Marco Mainini, ventottesimo Tommaso Piacé, ventinovesimo Andrea Mantovani, trentesimo Robert Vitaliano, trentesimo Matteo Pellegrino, trentunesimo Robert Vitaliano. Live timing mi è un attimo impazzito perché purtroppo i piloti sono solo 30, me ne segnava 31. Ecco, ricordiamo che partenza di gara 1 sarà lanciata dopo il giro di riscaldamento, mentre in gara 2 avremo l'ordine invertito rispetto alle qualifiche, verranno invertiti i primi 10 e si partirà da fermi. Abbiamo quindi una prima fila tutta composta da RDR, le due Seat Leon del team RDR. Vediamo se Bosia proverà subito a passare Truffo o se Truffo proverà a allungare, anche in virtù del fatto di avere l'auto più leggera rispetto a Bosia, che deve guardarsi le spalle da Marco Fiore. Truffo rallenta per compattare bene il gruppo. Prime curve per i piloti. Forse Thomas Truffo è partito un po' troppo anticipo. Infatti si è creato un po' un buco tra lui e Bosia, che viene subito insidiato da Fiore in terza posizione, che prova subito a farsi vedere all'esterno. Fiore, la prima staccata all'esterno, interno per Bosia, dietro di loro abbiamo visto Cornacchin. Fiore ha passato Bosia alla prima staccata, manovra che abbiamo visto fare proprio dallo stesso Bosia anche a Monza nei confronti di Alessio Baruzzo. Sembra essere andato tutto regolare alla prima curva. Ecco, Bosia proverà subito. C'è stato un largo di Stefano Cornacchini in settima posizione. Era settimo, ora si ritrova. Era quarto e ora si ritrova in settima posizione. Partito bene invece Paolo Taddeolini, che era in nona posizione, attualmente in settima posizione. Vediamo che subito Cornacchin prova a farsi vedere. È forse troppo lontano per affrontare, poter pensare a un serio attacco. Vediamo le loro spalle, c'è anche Gianluca De Matteo, che abbiamo visto come in gara 2 a Valencia abbia approfittato del momento iniziale per prendere il largo e andare a vincere gara 2. Tornati sui primi tre, vediamo che
Sono abbastanza distanti i primi quattro piloti nell'ordine Truffo, Fiore, Bosia e Lucchesi. Un po' più staccato abbiamo il duo Crespi Baruzzo e dietro di loro il quartetto Taddeolini, De Matteo, Cornacchini e Belli. Siamo proprio su questo quartetto. Baruzzo che prova a insidiare la quinta posizione di Andrea Crespi. Ecco Baruzzo, autore della pole position nella gara inaugurale a Monza e vincitore di gara 2. Era arrivato a Valencia come leader del campionato. Tanto vediamo che De Matteo ha passato Cornacchin. Cornacchin che sembra un po' in difficoltà perché adesso deve guardarsi le spalle anche da Alessandro Belli del Fulmine Blu. Vediamo se va a qualificare in quarta posizione. Cornacchini e Belli, e tu di loro abbiamo Alex Maresta, proverà la rimonta. Maresta pericoloso su Belli, molto vicini i due. Maresta si è tenuto più stretto in quel tornante, mentre Belli si è andato leggermente una traiettoria più esterna. Dietro di loro attenzione anche a Gritti, il nostro patchman. Vediamo che Fabrizio sta lavorando anche sul mod della Formula 3. Campionato Formula 3 dovrebbe partire proprio quando finirà questo campionato WTCC. Intanto Maresta prova a farsi vedere da Belli, ma niente. Belli chiude la traiettoria. Si difende benissimo Belli. Abbiamo già stato aperto il primo special event di test che si terrà lunedì. Per provare un po' quello che sarà il mod del nuovo campionato. E nel frattempo Marco Fiore sembra leggermente scappare da Dario Bosia. Sempre su Maresta e Belli. Davanti a loro c'è Cornacchin. Forse si è ritrovato un attimo in difficoltà nelle fasi iniziali di gara. Dopo i primi due giri l'abbiamo visto perdere qualche posizione. Qui traiettorie differenti per Maresta e per Belli. De Matteo nel frattempo si sta facendo sotto. De Matteo purtroppo deve avere problemi per De Matteo.
Ah, purtroppo c'è stato il ritiro per Gianluca De Matteo. Si sta avvicinando a Paolo Taddeolini in settima posizione. E purtroppo dobbiamo segnare il ritiro di De Matteo. Peccato. Dopo la bella prestazione di gara 2 a Valencia. Nel frattempo Maresta ha passato Belli. Vediamo se ora ne ha per provare a scappare e andare a riprendere Cornacchin. Mentre davanti Thomas Truffo ha messo un po' di distanza tra lui e Fiore, mentre Bosia prova a tenere il passo di Fiore. Quarta posizione per Alessio Lucchesi, che nel pre-gara lamentava un po' di problemi per trovare il giusto feeling con la vettura. Speriamo per Alessio che abbia risolto i suoi problemi, possa correre al meglio delle sue potenzialità. Vediamo che è il pilota col maggior peso a bordo, infatti 30 kg di zavorra contro i 25 di Bosia. Ora abbiamo Crespi, Paruzzo, Taddeolini. Ora siamo un po' nelle retrovie per cercare di guardare tutto, infatti vediamo. Un intercetto molto agguerrito che vede Natali che sostituisce Christian Sciacca, Candela e Riccardo Del Signore. Contatto. Poi nelle spese Del Signore che deve guardarsi anche dall'arrivo di Leo Rati in questo momento. Siamo su Maresta che sta andando a prendere Cornacchin e si fa sempre più minaccioso alle sue spalle. È riuscito a prendere margine anche su Belli. Vediamo, Maresta ha fatto segnare il miglior tempo, poi per via delle penalità è stato retrocesso di 10 posizioni. Si stanno avvicinando un po' a alcuni piloti. Troviamo da Baruzzo. Abbiamo Baruzzo, Taddeolini, Cornacchin e Maresta. Potrebbero dar vita a qualche bagarre mentre siamo giunti circa esattamente a metà gara. Posizione vede ancora saldamente in testa Thomas Truffo, seguito da Marco Fiore, terza posizione per Dario Bosia, quarta posizione per Lucchesi, quinto Andrea Crespi, settimo Alessio Baruzzo, settimo Paolo Taddeolini, ottavo Cornacchin, nono Alex Maresta, decimo Alessandro Belli. Undicesima posizione, il mio pilota preferito, per ovvie ragioni di sponsorizzazioni, Diego Taddeolini, che sta provando ad avvicinarsi a Alessio Belli, Alessandro Belli, scusate. Vediamo che Maresta si fa sempre
Cornacchini, scusate, sta andando sempre più vicino a Taddeolini. E alle loro spalle sta rimontando come un indemoniato Maresta. Vediamo Fiore tallonato da Bosia. Crespi, Baruzzo, Taddeolini, Cornacchine dietro di loro Maresta. Poniamo su di loro perché potrebbe essere un terzetto che potrebbe accendere qualche duello, cosa che fino a questo momento non abbiamo visto. Forse sì, la prima staccata di Fiore su Bosia, poi quel contatto che abbiamo visto prima in diretta. Non abbiamo visto moltissimi duelli fino a questo momento. Speriamo che buon Paolo tenga fede al suo soprannome di duellatore e ci regali anche per questa gara qualche bella bagarre. Un nome che è stato affibbiato da noi cronisti dopo le belle lotte nel campionato V8. Ma resta sempre più vicino a Cornacchin. Diciamo che sulla carta il primo duello che potremmo vedere è Maresta Cornacchin. Da qui potrebbe avvantaggiarsene proprio Taddeolini. Davanti molto vicino anche Crespi a Lucchesi. È una sua illusione ottica. La distanza è ancora quella di qualche giro fa. Andando sul nostro terzetto, Cornacchini ha recuperato tantissimo su Taddeolini, attenzione. Ha recuperato su Taddeolini e guadagnato su Maresta. Quindi c'è un buon terzo settore per Cornacchini. Taddeolini esce un po' largo. Curva un po' sporca per Taddeolini e Cornacchini, sì. Cornacchini proprio negli scarichi di Taddeolini. Prova a prenderne la scia. Punti veri e propri dove poter portare un attacco oltre alla prima curva non ce ne sono moltissimi dove poter portare un attacco in sicurezza. Per diavolisticamente parlando si potrebbe portare un attacco ad ogni curva, salvo poi pagarne le conseguenze. Nel settore centrale sembra averne di più Taddeolini e Maresta rispetto a Cornacchini. Poi Cornacchini recupera in questo terzo settore. Vediamo che i tre ora sono abbastanza vicini. Non penso siano sufficienti. Forse Maresta su Cornacchini, no. È ancora un po' troppo lontano per pensare all'attacco alla prima staccata. Cornacchini che si fa vedere un po' negli specchietti di Taddeolini. Manovre
portate per cercare di far innervosire l'avversario e portarlo all'errore. Tanto però adesso Crespi si è avvicinato, non è solo un'illusione ottica, ma si è avvicinato a Lucchesi. Intanto Cornachina ha passato Taddeolini. Vediamo il replay. C'è stato un errore di Taddeolini che è andato largo, ne ha approfittato Cornachin, ha provato subito anche Maresta a insidiare la posizione di Taddeolini che è riuscito comunque a difendersi dall'attacco di Maresta. Vediamo Cornachin, non siamo ritornati in live, abbiamo visto un Cornachin di traverso. Mancano 4 giri alla fine della gara. Cornachin prova a scappare ora su Taddeolini. E qua davanti abbiamo visto Lucchesi e Crespi. Mentre le prime po tre posizioni sembrano truffo. Seconda posizione Marco Fiore che è riuscito a prendere un po' di margine da Vosia. Quarta posizione per Alessi Lucchesi che vede adesso nei suoi specchietti la nera figura della BMW di Andrea Crespi. Comincia a farsi minaccioso alle sue spalle. Sesta posizione per Baruzzo. Settima posizione per Cornacchino, ottava posizione per Taddeolini che è ai ferri corti con Maresta. Poi traverso l'uscita di Taddeolini da quel tornantino, vediamo che trazione posteriore della BMW contro la trazione anteriore della Honda di Maresta. Se sul finale ci regalano è molto vicino Maresta Taddeolini. Comincia a farsi sentire anche la leggera usura degli pneumatici. Maresta riesce a uscire molto bene da questa curva, riuscirà forse a portare un attacco alla prima staccata, ma è troppo lontano, riesce molto meglio Taddeolini da quest'ultima curva. Cerchiamo di non perderci anche l'eventuale duello tra Crespi e Lucchesi. Loro per la quarta posizione. Invece sono Taddeolini e Maresta. Resta vicinissima a Taddeolini per farsi vedere. Esce bene Maresta. Anche a Cornacchin che mette nel mirino Baruzzo. Abbiamo 200 metri, abbiamo tre bei duelli. Quarta e quinta posizione Lucchesi e Crespi. Sesta e settima Baruzzo e Cornacchin.
ottava e nona Taddeolini e Maresta. Ma dietro gli altri sono un po' più staccati tra di loro, almeno in base a quanto mi mostri il live timing. Tanto è partito quello che è l'ultimo giro, quindi c'è un Cornacchin vicinissimo. Vediamo Crespi che va a farsi vedere su Lucchesi all'esterno. Incrocio e dietro anche abbiamo visto Cornacchin, se Cornacchin su Baruzzo, ma riesce a resistere Baruzzo, mentre dietro Maresta ha avuto la meglio su Taddeolini. Baruzzo e Cornacchin al contatto. Si allontana Baruzzo. Vediamo Lucchesi se riesce a resistere a Crespi. Vediamo duello tra Taddeolini e Maresta, sembra essersi concluso a favore di Maresta. Andiamo a vedere Thomas Truffo che va a tagliare il traguardo, seguito da Marco Fiori, Dario Bosia vicinissimo, ha recuperato tantissimo Dario Bosia in questi ultimi frangenti di gara. Quarta posizione a per Alessio Lucchesi, quinta posizione per Crespi, sesto abbiamo Baruzzo, settimo Cornacchin, ottavo Maresta, nono Taddeolini, decimo Alessio Belli, undicesimo Fabrizio Gritti, dodicesimo Diego Taddeolini, tredicesima posizione per Antonio Biagiotti, quattordicesima posizione per Luigi Natali, quindicesima posizione per Riccardo Del Signore, sedicesimo Mantovani, diciassettesimo chiude Matteo Pellegrino, diciottesima posizione per Luca Rosmarino, diciannovesima Francesco Cuscino, ventesima posizione Pietro Candela, ventunesimo D'Angelo, ventiduesimo Efren Zeta, seguito da Tommaso Fiasce, ventiquattresima posizione per Paride Di Vico, venticinquesimo Mainini, ventiseiesimo abbiamo Robert Vitaliano. E a tagliare il traguardo per ultimo è Roberto Cosi. Tra i ritirati abbiamo Luca Heineken, Mirko Leorati e Gianluca De Matteo. Comunque gara 1 che ci ha regalato qualche... Eccoli qua, due alfieri dell'RDR. Ancora una volta protagonisti. Vediamo, sono leader del campionato nella classifica team. E facciamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo per gara 2. A tra poco.
Eccoci tornati in diretta. Ora assisteremo a gara 2, ricordiamo partenza da fermo. 13 giri per i nostri piloti. Elenchiamo quella che sarà la griglia di partenza, quindi abbiamo in prima posizione Paolo Taddeolini, seguito Andrea Mantovani, terza posizione per Alessio Baruzzo, quarta posizione per Andrea Crespi, quinta posizione per Gianluca De Matteo, sesta posizione per Alessio Lucchesi, settima posizione per Stefano Cornacchin, ottavo Marco Fiore, nono Dario Bosia, decimo Thomas Truffo, undicesima posizione Riccardo Del Signore, dodicesimo Alessandro Belli, tredicesimo Alex Maresta, quattordicesimo Fabrizio Gritti, quindicesimo Matteo Pellegrino, sedicesimo Diego Taddeolini, diciassettesimo Antonio Biagiotti, diciassettesimo Paride Di Vico, diciannovesimo Pietro Candela, ventesimo Francesco Cusceino, ventunesimo Robert Vitagliano, ventiduesimo Luca Heineken, ventitreesimo Mirko Leorati, ventiquattresimo Rosario D'Angelo, venticinquesimo Efrem Zeta, ventiseiesimo Luigi Natali, ventisettesimo Roberto Cosi, ventottesimo Luca Rosmarino, ventinovesimo Marco Mainini, trentesimo Tommaso Fiasce. Vediamo quindi che i piloti adesso stanno effettuando il giro di formazione, poi andando a schierarsi in griglia. Vedremo una partenza leggermente più movimentata rispetto a quanto abbiamo assistito a gara 1. Ho augurato ai piloti, ho sentito durante la pausa tra gara 1 e gara 2, una partenza più tranquilla rispetto a quella che abbiamo avuto noi lunedì scorso nel WTCC. Perché se in gara 1 si parte in fila indiana nel giro lanciato, è leggermente più sicura la partenza rispetto a quanto succede in gara 2 con la partenza da fermo. Perché c'è chi ha una partenza migliore, chi inciampa un po' nelle marce, chi parte un po' più lento. Arrivano tutti un po' più ammassati alla prima curva e è molto più facile che succedano questi cambi sport, si giochi a bowling con dei bei strike di vetture. Forse parlo così perché è successo proprio a me di essere, di finire nella sabbia. I primi piloti stanno terminando il giro. Abbiamo la Lada Priora del team Blue Bolt, gli unici che si sono affidati a questa vettura. Moltissime auto in griglia, 30 piloti in pista, buon numero per essere la terza gara di campionato. Speriamo resistano fino alla fine con questi numeri e non vedere gli ultimi appuntamenti la griglia mezza vuota. Vediamo, tutto è pronto, semafori. E partono per gara 2. Buona partenza per Baruzzo e Crespi. Baruzzo in fila addirittura sia Fiore che Antovani, e da quarto si ritrova in prima posizione. Andiamo a prima curva, all'interno Crespi riesce a girare per primo, seconda posizione per Baruzzo, terzo Mantovani. De Matteo, grande partenza anche per De Matteo in questa gara, in gara 2. Bellissima la partenza di Crespi e Baruzzo, uno all'esterno, uno all'interno, hanno infilato Fiore e Mantovani. Vediamo che Mantovani non molla, e di lui abbiamo De Matteo, autore anche lì di un'ottima partenza.
Montefiore non ci ha regalato emozioni alla partenza, nonostante la leggenda narri che la BMW abbia un ottimo spunto in partenza. L'abbiamo visto per esempio su Andrea Crespi, che ha fatto un'ottima partenza. Probabilmente si trova al comando. Ricordiamo che 13 giri sono relativamente tanti. Tanto sono accorto che ho commesso un errore. Ho parlato di Fiore, invece si trattava di Taddeolini, che partiva in seconda posizione. Fiore attualmente è in undicesima posizione, quindi anche lui non deve aver avuto comunque una partenza fortunata. Attenzione Mantovani su Paruzzo, ha provato all'interno. Paruzzo si è difeso coi denti. Terza posizione per Mantovani, che deve guardarsi da De Matteo, autore di un'ottima partenza anche lui in gara 2. Possiamo dire che gara 2 è la gara di De Matteo, che adesso prova a farsi vedere all'interno di Mantovani. Mantovani prova l'incrocio di traiettoria e arrivano appaiati i due davanti leggermente De Matteo. Staccatona di De Matteo che si mette davanti a Mantovani. De Matteo è il protagonista di quasi tutte le gare 2. È andato a prendersi la terza posizione con un bel sorpasso su Mantovani. Peccato che De Matteo in gara 1 abbia sempre dei problemi. Perché Mantovani non molla, ha provato a farsi vedere subito. Siamo dietro di loro Taddeolini e Lucchesi, seguiti da Cornacchini e Bosia. Mantovani che si fa vedere. Mantovani che prova. De Matteo miglior giro, 1.51.1. Attenzione a Mantovani che prova a farsi vedere all'interno. Niente, De Matteo è ancora davanti. Dietro di loro c'è Taddeolini che si è avvicinato moltissimo in questa prima staccata. Mantovani è uscito benissimo da questa curva. Vediamo se potrà rispondere. Questi tre sembrano averne leggermente di più rispetto ai primi due. Infatti gli hanno recuperato un po' di terreno su Alessio Baruzzo e Andrea Crespi. In particolar modo De Matteo si è avvicinato moltissimo a Baruzzo. Si è già provato a farsi vedere all'interno degli specchietti di Alessio. Sicuramente gara 2 regala molte più emozioni rispetto a gara 1. Baruzzo che si è avvicinato a Crespi. Tiene un po' degli elastici tra i piloti. Ah sì, ti sei fatto sotto, allora io mi faccio sotto a quello davanti. Infatti adesso Baruzzo che si è staccato un po' da De Matteo, al quale si è avvicinato ancora Mantovani. Dietro di loro Taddeolini, un po' più staccati abbiamo Lucchesi e Cornacchin. Andiamo su Mantovani. Matteo ancora miglior giro. E prova a farsi vedere subito De Matteo su Baruzzo, ma va largo e perde, attenzione, sta per perdere posizione anche su Mantovani. Ha provato l'attacco
però quasi perde la posizione anche da Mantovani, un attacco forse un po' eccessivo quello che ha portato De Matteo, è andato lungo e per Baruzzo riprendersi la posizione non è stato difficile, mentre De Matteo ha dovuto difendersi coi denti da Mantovani. Però vediamo che ancora De Matteo vicinissimo a Baruzzo. Forse se riesce ad arrivare sul rettilineo principale un po' più vicino a Baruzzo potrebbe portare un attacco migliore di quello che abbiamo visto in precedenza. E dietro di loro anche Taddeolini si sta avvicinando a Mantovani. E Baruzzo si avvicina a Crespi. Abbiamo questi 5. Ci regalano qualcosa. E Matteo. Vediamo se proverà ancora un attacco come in precedenza la prima staccata. Si avvicina molto De Matteo qui sul dritto a Baruzzo, però questa volta non ha lo spazio per tentare. Non se... De Matteo prova all'interno, forse l'incrocio traiettoria favorevole a Baruzzo che si riprende la posizione. Come dicevamo prima in gara 1, gli spazi in questa pista per effettuare sorpassi bisogna andare un po' a cercarseli. Diciamo che De Matteo se li sta cercando. C'è stato un leggero largo di Baruzzo, ne approfitta subito De Matteo per scappargli da seconda posizione, ne approfitta anche Crespi per prendere un po' di respiro. È stata una piccola sbavatura di Baruzzo e subito ha dovuto cedere la posizione a De Matteo. Abbiamo dietro, abbiamo Posia, Truffo e Fiore. Stanno provando a recuperare su Lucchesi. E sono tutti comunque abbastanza vicini. Vediamo adesso se De Matteo proverà ad andare a riprendere anche Crespi. Ho provato tutte a sorpasso su Baruzzo fino a che un errore dello stesso Baruzzo a regalargli la posizione. E neanche a Taddeolini su Mantovani. In uscita paga un po', in uscita da questa curva paga un po' la BMW. Attenzione, dietro abbiamo Posia e Lucchesi in lotta. E vediamo che sfilano tutti i piloti. Attenzione, Posia proprio vicinissimo a Lucchesi. Come si sono... c'è stato uno scambio di vernice tra i due. Dietro di loro, pericolosissimo anche Truffo e Fiore. Vediamo se Truffo fa un po' il guardaspalle a Posia in questa situazione, se proverà a approfittare. Come sono in tutte le auto. Tanto abbiamo già percorso solo 4 giri, ci sono già state parecchie lotte.
Rischio qualche manovra un po' azzardata, qualche bel sorpasso. Ossia che prende la scia di Lucchesi. Ossia passa Lucchesi all'esterno. Attenzione a Fiore su Truffo. Ossia riesce a uscire davanti a Lucchesi. Ossia all'interno, Lucchesi all'esterno. Attenzione anche a Truffo. E Ossia è riuscita a prendere la posizione su Lucchesi, che sicuramente no, non gli darà così tanto facilmente. Vediamo come. È vicinissimo, ma attenzione anche a Truffo, che in questo momento potrebbe infastidire Lucchesi e ostacolarlo nel cercare di riprendersi la posizione su Bosia. Infatti Truffo si fa vedere all'esterno. Truffo. Tanto là davanti abbiamo visto che Cornacchini ha passato Taddeolini. Larghissimo Bosia in questo passaggio. Truffo si fa vedere negli specchietti Lucchesi, ma attenzione a Fiore che si fa vedere nel paraurti di Truffo. Dietro di loro sta arrivando anche Alessandro Belli. Attenzione Fiore. Quel quartetto che vede Lucchesi, Truffo, Fiore e Belli. Andiamo in fondo qua se. Lucchesi va all'interno, Truffo all'esterno, Fiore in mezzo. Attenzione, Lucchesi all'interno riesce a difendersi. Fiore prova su Truffo. Traiettoria che dà ragione a Truffo. Però Fiore ci ha provato. Se non ci provi non puoi dire di esserci riuscito. Vediamo che in questo momento Fiore ha perso un po' di terreno mentre Truffo prova su Lucchesi e lo passa leggera. Toccata tra i due. Attenzione, Lucchesi prova subito a riprendersi la posizione. Attenzione, Truffo. Contatto tra i due. Attenzione, Fiore si butta dentro su Truffo. Lo passa. La lotta tra Lucchesi e Truffo ha visto anche Fiore avvantaggiarsi. Attenzione, perché ora Truffo deve guardarsi anche da Belli. Manovre. Sembrano si sono presi la posizione un po' coi denti. Truffo comunque sono ancora vicini. Truffo e Fiore. Truffo proverà a riprendersi la posizione. Vediamo se ci prova subito a questo passaggio. Fare non prova qui. Attenzione traiettorie diverse per Truffo e Fiore. Siamo tornati un attimo sui primi. Abbiamo ancora Crespi, De Matteo e Baruzzo che occupano le prime tre posizioni. Quarta posizione per Mantovani. Seguito da Stefano Cornacchin. Paolo Taddeolini in sesta posizione. Attenzione che c'è Bosia vicinissimo a Taddeolini. Vediamo che Bosia è il leader del campionato.
Fa vedere Bosia negli specchietti di tanto truffo passato fiore. Truffo passato fiore e si è avvicinato tantissimo a Lucchesi. Torniamo su Dario Bosia che si fa vedere all'esterno su Taddeolini, attenzione. Bosia all'esterno, Taddeolini interno. In trazione, problema per Taddeolini di trazione. Probabilmente i due non si sono toccati. Probabilmente. Dopo nel post gara se ne diranno di tutti i colori. Ma adesso che c'è Taddeolini, Lucchesi, Truffo e Fiore, attenzione, Fiore su Truffo. Prova Fiore, sembra avere più velocità, attenzione anche a Lucchesi. Lucchesi si porta un po' in mezzo, Fiore riesce a passare Truffo, Fiore ha passato Truffo. Un po' largo. Adesso abbiamo Lucchesi, Fiore e Truffo. Leggermente più attardato abbiamo Alessandro Belli. Errore per Thomas Truffo. C'è stato un errore per Thomas Truffo. Vediamo se si tratta di un errore o di un contatto. Ho visto coinvolto anche Belli. No, errore. Si è trattato di un errore. Si è girato Alessandro Belli. Momento Truffo è in sedicesima posizione. Peccato per Truffo. Alessandro Belli in decima posizione. Ora per Fiore che non ha più il problema Truffo, può dedicarsi solamente a Lucchesi. Vediamo se riuscirà a insidiare l'ottava posizione di Lucchesi. Abbiamo sempre in testa Andrea Crespi, seguito da Gianluca De Matteo, che è vicinissimo. E alle loro spalle, attenzione perché qua sono in 5 molto vicini. Abbiamo Crespi, De Matteo, Mantovani, Cornacchi, attenzione si... Rivediamo cos'è successo. Matteo era secondo. Terzo Mantovani, quarto Cornacchin. Provato Mantovani, ha provato su De Matteo, c'è stato il contatto tra i due. Perché adesso sono ancora De Matteo deve aver riceduto la posizione a Mantovani. L'abbiamo visto che procedevano esattamente rispetto a chi avevano davanti. Probabilmente De Matteo si è reso conto di aver esagerato un po' nel portare quell'attacco e ha voluto restituire la posizione a Mantovani. Però purtroppo i due hanno perso la posizione su Baruzzo, che adesso è in terza posizione, e anche su Cornacchin, che è in seconda posizione. Cornacchin che sta andando a prendere Andrea Crespi. Quando mancano 3 giri alla fine della gara, Cornacchin si sta. È nei tubi di scarico di Crespi. Ha le carte per provare ad andare a vincere questa gara. Bisogna vedere Crespi, che sicuramente non vorrà mollare proprio adesso. Dopo un'ottima gara condotta fin dall'inizio al comando, dopo una partenza strepitosa. Si infiamma la lotta per la prima posizione. Mancano 2 giri. Cornacchina all'esterno, Crespi interno. Cornacchin prova subito a farsi vedere, si mette all'interno di Crespi, Cornacchin. Ma Crespi riesce a mantenere la prima posizione.
Il duello per la prima posizione è sempre il duello per la prima posizione, non me ne vogliono gli altri piloti che sono carrellati in duello, però a due giri dal termine abbiamo Crespi e Cornacchin che si stanno giocando la prima posizione. Crespi che sicuramente non vuole mollare proprio adesso e Cornacchin che dopo essere... Attenzione, c'è stato un contatto Crespi-Cornacchin. Attenzione, contatto Crespi-Cornacchin. È ad approfittarne Baruzzo che in questo momento è in prima posizione, seguito da Mantovani, terzo Cornacchin, quarto De Matteo e quinto Andrea Crespi. Vediamo cos'è successo. È stato forse andato un po' lungo. Cornacchin. C'è stato il contatto tra i due. E a guadagnarne. Attenzione perché adesso c'è stato ancora. Cornacchin procede lentamente. Ricapitolando, in questo momento abbiamo Alessio Baruzzo al comando quando manca un giro, seguito da Andrea Mantovani. Attenzione perché cambiano i protagonisti, ma la lotta è sempre per il primo posto. Andrea Mantovani per il Blue Bolt Racing. Alessio Baruzzo per l'Asso Racing. Dietro di loro abbiamo Andrea Crespi e Dario Bosia. Attenzione, Mantovani prova subito l'attacco, ma risponde Baruzzo. Baruzzo riesce a mantenere la prima posizione, ma Mantovani se... Non gli ha mandato a dire che dovrà sudarsela questa prima posizione. Mentre dietro di loro vediamo Crespi che è in terza posizione, seguito da Dario Bosia. Ma rimaniamo su questi due che sono la lotta per la vittoria. Fuga per la vittoria per Alessio Baruzzo. Che proverà a difendersi in tutti i modi da Mantovani che ha già fatto vedere un buon attacco. Siamo... Attenzione dietro ancora Crespi. È stato un contatto tra Crespi e Bosia. Siamo ritornati sui primi. Vediamo se Mantovani ne ha per chiare la prima posizione. E Alessio Baruzzo. Ottima gara di Andrea Mantovani. Ultime curve, sembra che Baruzzo la possa spuntare. Ultima curva. Potrebbe. Penso ormai no, nulla potrebbe impedire a Baruzzo di andare a vincere. Infatti, vince Baruzzo, seconda posizione per Andrea Mantovani. Terzo, cos'è successo? Un incidente finale, vediamo cos'è successo. Abbiamo Crespi, l'ultima curva, terzo. Abbiamo quarto Bosia, quinto De Matteo. Comunque riesce a tagliare il classico crash di fine gara. Ripetolando, abbiamo Alessio Baruzzo va a vincere davanti a Andrea Mantovani. Terzo Andrea Crespi, quarto Dario Bosia, quinto Gianluca De Matteo, sesto Marco Fiore, settimo Paolo Taddeolini. Ottavo Alessio Lucchesi, nono Alessandro Belli per il fulmine blu, quindi buona prova per i piloti del Blue Bolt Racing. Decimo Diego Taddeolini, undicesimo Luigi Natali, dodicesimo Stefano Cornacchin che deve aver subito qualche danno serio in quell'incidente che abbiamo rivisto prima. Tredicesimo Thomas Truffo, quattordicesimo Fabrizio Gritti, quindicesimo Alex Maresta, sedicesimo Pellegrino, diciassettesimo Riccardo Del Signore, diciottesimo Antonio Biagiotti, diciannovesimo Mirko Leorati, ventesimo Roberto Cosi, ventunesimo Robert Vitagliano, ventiduesimo Pietro Candela, ventitreesimo Tommaso Fiasché, ventiquattresimo Francesco Cuscino, venticinquesimo Efrem Zeta, ventiseiesimo Marco Mainini, ventisettesimo Rosario D'Angelo, 28° Paride Di Vico e risultano tra i ritirati solo Luca Heineken e Luca Rosmarino. Quindi io direi
Adesso ci facciamo una breve stacco, breve pausa, intanto vediamo di recuperare qualche pilota per le interviste e torniamo a breve. A tra poco. Eccoci che siamo tornati, abbiamo due dei protagonisti di questa gara, vale a dire Dario Bosì e Thomas Truffo. Ciao 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 ciao. Ciao ciao. Ragazzi, raccontatemi un po' le vostre impressioni di gara. Beh, Parlate un po' voi che... lascio parlare lui perché lui è il poleman, lui è il missile stasera, vai vai vai. Beh, qualifica meglio del previsto, anche se potevo tirare ancora giù due decimi dalle prove fatte. Però contento, va bene, prima pole, va bene, soprattutto su una pista così dove non si passa. Gara 1 sono partito tranquillo davanti, ho fatto il mio passo senza tirare troppo per gestire le gomme, perché qua era un grosso problema per chi aveva le trazioni anteriori. E direi gara facile, nel senso che dietro Dario ha pensato a dar fastidio a Fiore, quindi io mi sono tenuto sempre il mio secondo e mezzo, 2 secondi di distacco. Tutto bene. Gara 2 sono partito bene. Un po' di casino all'inizio, poi belle bagarre, molto strette, molto molto strette, molto belle. Peccato poi per un errore, se
valutazione staccata alla S stretta secondo me di Lucchesi, che è arrivato leggermente lungo, si è appoggiato, io sono finito largo, ho perso una posizione e poi da lì non ho capito cosa è successo. A un certo punto credo di aver messo una ruota sull'erba, perché mi sono intraversato la curva quella a salire dopo il rampino e infatti, da lì purtroppo abbiamo visto. E lì è stato peccato, perché potevo far sicuramente bene stare con Dario là davanti. Però macchina danneggiata, ho fatto quello che ho potuto, sono riuscito a riportarmi su ancora di 3 posizioni, però nel generale sono contento. Poi spiace un po' per gara 2, ma a quanto pare non vado d'accordo con gara 2. Grande, grande. E complimenti anche a Dario che... Ma serata, iniziato lui, finisco io. Okay. No, vabbè, serata ottima, bellissima, mi piace tanto questo campionato, sono veramente contento di poterlo fare. Sarò brevissimo perché si fa tardi, quindi un grazie a Maki che da solo questa sera è stato giunonico. È stata una faticaccia. Grande Maki. E comunque no, niente, allora qualifica buona perché alla fine poi sono riuscito a fare quasi il mio best. Avevo fatto anche nei test, quindi ottimo, parto secondo e poi vabbè, Marco è stato bravo alla partenza, io ho preferito stare interno, poi niente, abbiamo fatto tutta la gara appiccicati, terzo, buono, ottimo risultato considerando la zavorra, sono contentissimo. Gara 2, partenza buona, sono riuscito a fare una buona staccata, poi alla fine tante bagarre con Cornachin, Alessio, Crespi alla fine l'ho anche toccato, non me l'aspettavo, cavolo, che frenasse lì, però non è successo per fortuna niente. E poi niente, vabbè, un quarto che poteva essere un terzo, che se non toccavo magari Crespi in quel punto magari avrei potuto attaccarlo in un altro, vabbè, pazienza. Ottimo, speriamo di andare a Salzburg con meno zavorra o uguale a questa, non di più. Speriamo, porca vacca, ecco appunto. Un giorno si scaricherà, dai, speriamo. Niente, mantenete le prime posizioni sia in piloti che team. Però attenzione a Baruzzo, perché Dario ti ha recuperato un po' in questa gara. Sono uscite già le classifiche. Sì, sono già aggiornate. Adesso è sceso a 28 punti di distacco. Da 40 che erano. Ha fatto 18 punti in più di te in questa gara. Io sono contento perché sono salito di 2 posizioni, quindi... Vabbè, c'avevo anche più zavorra di lui, forse. Arrivo a mordere. Non so. Comunque, vabbè, dai, è andata bene così. Saluto, grazie a te, Maki, grazie a tutti. Grazie. Ciao e buona serata. Ciao. Salutare i due dei protagonisti di questa sera. Vi do appuntamento per... ci vediamo mercoledì prossimo con la GP2 in diretta da Monte Carlo. Quindi ne vedremo delle belle, speriamo di rivedere una gara come quella che abbiamo vissuto a Valencia. Mentre l'appuntamento per il WTCC è al 6 di marzo da Salzburgring, un nome più facile non potevano darglielo. Comunque vi ringrazio per la pazienza che avete portato in questa telecronaca, ci rivediamo mercoledì prossimo con la GP2, un saluto a tutti. E alla prossima!